e di 13 su Tele Monte Carlo, la TV del 90. Bulova vi informa dell'ora esatta. Bulova, la macchina del tempo. È l'ora dell'informazione. Buonasera, domani a Palermo il personale giudiziario si riunirà in assemblea per denunciare l'allarmante stato di paralisi verso il quale si avvia l'amministrazione della giustizia nel capoluogo siciliano. Intanto questa sera l'ex sindaco Leluca Orlando è stato a lungo interrogato dal procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Salvatore Celesti, dopo il messaggio di ieri del presidente della Repubblica Cossiga sull'operato dei giudici antimafia di Palermo. Tra i tanti commenti al messaggio del Presidente della Repubblica, i più laconici sono quelli di due fra i più diretti interessati. I giudici istruttori palermitani Giuseppe Guarnotta e Gioacchino Natoli, titolari delle inchieste sugli omicidi di Pio La Torre e di Piersanti Mattarella. Il caso Palermo, ha detto Guarnotta, non è che all'inizio, il che delinea giorni futuri ancora più tempestosi. L'unica cosa certa è che non c'è tempo da perdere, ha dichiarato Natoli. Le inchieste iniziate con il vecchio rito di procedura penale dovranno infatti essere concluse entro il prossimo ottobre. Quanto mai soddisfatto si dice il procuratore generale di Palermo, Vincenzo Paino, che ammette più di questo i magistrati palermitani non potevano chiedere. Soddisfatto si dice anche Leoluca Orlando, malgrado l'implicita censura di Cossiga e malgrado il Presidente della Repubblica abbia sollecitato un'indagine sulle sue dichiarazioni. Altra immediata conseguenza del messaggio di Cossiga è la riunione, tenuta oggi a Palazzo dei Marescialli, del Comitato Antimafia del Consiglio Superiore della Magistratura. E il senso complessivo della vicenda sembra riassumerlo proprio una dichiarazione che ci ha rilasciato Giancarlo Caselli, membro togato del CSM. C'è da parte di Cossiga, ha detto Caselli, un invito ad impegnarsi al massimo e nel migliore dei modi per rendere vincente la lotta alla mafia. Un simile intervento non può che suscitare l'incondizionato e unanime apprezzamento. La personale perplessità enunciata dal giudice Caselli è però che un invito tanto giusto e solenne scaturisca da una ennesima polemica televisiva, mentre da anni il CSM, massima istituzione dello Stato, va denunciando la gravità della situazione creata dalla mafia. Dei mali della giustizia italiana si è parlato oggi anche a Palazzo Chigi, dove il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti e il Ministro della Giustizia Giuliano Vassalli hanno avuto un incontro con l'intera giunta esecutiva dell'Associazione Nazionale Magistrati. Il caso Sicilia è rimasto fuori da Palazzo Chigi. Su quello non posso dire niente perché ne abbiamo prima esaminato il caso. I magistrati hanno preferito fare il punto sullo stato della giustizia. A 7 mesi dall'entrata in vigore del codice di procedura penale sono indispensabili alcuni correttivi e l'inadeguatezza dell'organico di giudici ausiliari non permette al nuovo processo penale di decollare. Per il processo civile poi l'enorme arretrato di cause fa parlare di una vera e propria forma di denegata giustizia. Cosa ha risposto Palazzo Chigi? I vuoti di organico tra i magistrati saranno coperti con il reclutamento ordinario ma con procedure snellite e si studiano le opportune modifiche da apportare al processo penale nell'ambito della legge delega. Ma gli impegni concreti presi oggi da Andreotti sono due: un consiglio dei ministri dedicato ai problemi della giustizia e l'impegno formale a sbloccare e far giungere in porto il disegno di legge sull'introduzione del giudice di pace, garantendo una copertura finanziaria per 324 miliardi di lire. Non sono tanto soddisfatto perché è un ennesimo incontro in quello che credevamo il massimo dei pronti soccorsi possibili per la giustizia malata, che si è risolta ancora una volta con una diagnosi di malattia profonda, con l'indicazione della necessità di una terapia intensiva, ma senza passare dalle parole ai fatti. La vogliamo vedere messa in atto questa terapia, una volta per sempre. I risultati della riunione odierna a Palazzo Chigi saranno valutati da un'Assemblea nazionale dell'Associazione Magistrati in una riunione convocata per dopodomani. Nuove precettazioni per i trasporti italiani. Il provvedimento è stato disposto oggi per i controllori di volo aderenti alla LICTA che avevano proclamato uno sciopero per il 26 e 27 maggio. Precettato anche il personale viaggiante delle ferrovie che avrebbe scioperato dalle 21 di domenica alla stessa ora di lunedì. Dopo una giornata di traffico regolare, i COBAS dei macchinisti hanno intanto proclamato nuovi scioperi.
Per i viaggiatori delle ferrovie c'è tregua per qualche giorno. Grazie alle precettazioni i treni sono partiti e arrivati regolarmente, ma nuove agitazioni sono già dietro l'angolo. La raffica di precettazioni di macchinisti e capistazione non servirà però ad evitare completamente la paralisi del traffico ferroviario. I manovratori, i tecnici e gli assistenti di stazione si sono infatti rifiutati di revocare i loro scioperi che partiranno domenica 27 alle ore 21 e finiranno il 31 maggio. Non sono da meno i macchinisti autonomi aderenti al sindacato SMA. Con un colpo di coda hanno proclamato scioperi a singhiozzo per tutto il mese di giugno. Io faccio parte delle officine e speriamo che faremo anche noi un COBAS delle officine in modo che riusciremo forse a ottenere anche qualcosa noi. Che idea si è fatto in questo periodo dei COBAS? Ma veramente io viaggio in treno, è un'idea negativa. Dobbiamo stare alle leggi, però mano a mano più ci precettano e noi rimandiamo lo sciopero, arriveranno le condizioni a chi si stufa prima in pratica. Mentre alla Camera dei Deputati veniva approvata la legge sulla regolamentazione del diritto di sciopero, l'ormai storico coordinamento dei macchinisti COBAS riunito alla stazione Termini di Roma definiva un nuovo sciopero dalle 14 del 6 giugno fino alla stessa ora del 7 in aperta violazione al codice di autoregolamentazione. Noi abbiamo sempre rispettato le regole, a questo punto sono loro che non rispettano le regole e noi non ci sentiamo più legati al protocollo di autoregolamentazione. Tra poco le notizie internazionali. L'Unione Sovietica sembra essersi aperto uno spiraglio di trattativa per la crisi lituana. Nella vita c'è chi è felice fuori e chi è felice dentro. Al club noi amiamo sia i felici fuori, sia i felici dentro. Chi è felice fuori e dovrebbe essere già dentro. Chi è felice dentro ma vorrebbe essere fuori. Chi è felice dentro anche se sta fuori. Chi è felice sia fuori sia dentro. E chi è felice soprattutto fuori. Club Med. Felicità. Come ti va? Sulle rive del Baltico la crisi tra Mosca e la Lituania sembra uscire dalle secche. Il presidente sovietico Gorbaciov ha avanzato oggi una proposta di compromesso, la revoca delle sanzioni economiche se la Lituania sospenderà la dichiarazione di indipendenza, oltre alle leggi conseguenti già congelate ieri dal Parlamento lituano. Vilnius riconosce che è un passo avanti e il Parlamento già da domani esaminerà la proposta. In 43 minuti Mikhail Gorbaciov ha fatto la sua offerta incontrando a sorpresa al Cremlino un gruppo di deputati baltici. Il numero uno sovietico non chiede più, come faceva fino a ieri, la cancellazione dell'indipendenza e si spinge più in là. Con l'apertura di un negoziato prevede un passaggio alla piena sovranità della Repubblica entro 2 anni, invece dei 5 previsti dalla legge. E pensa addirittura alla possibilità di risarcire la Lituania dei danni subiti con l'embargo economico imposto da Mosca. Al di là della carota c'è però il bastone. Se Vilnius rifiutasse l'offerta, Gorbaciov potrebbe introdurre il regime presidenziale nella Repubblica ribelle. Sarà un caso, ma i segnali concilianti indirizzati al Baltico sono arrivati proprio mentre da Washington partiva l'inquietudine del presidente Bush. In una conferenza stampa a una settimana dal vertice con Gorbaciov, Bush ha lasciato intendere che la crisi baltica potrebbe indurre gli Stati Uniti a non concedere all'Unione Sovietica lo status di nazione più favorita, che faciliterebbe i rapporti commerciali tra le due potenze. Un messaggio chiaro, proprio oggi che il premier sovietico Nikolai Ryzhkov presentava in Parlamento il piano di riforma che da qui al 95 dovrebbe portare l'Unione Sovietica sui binari dell'economia di mercato. La terapia passa attraverso grossi sacrifici per tutti. Sarà un referendum popolare a dire se il cittadino sovietico vorrà stringere ancora la cinghia prima di avvistare l'alba del benessere. Gli Stati Uniti non hanno niente da obiettare sul fatto che il leader palestinese Yasser Arafat parli domani davanti al Consiglio di sicurezza dell'ONU che si riunisce a Ginevra. Lo ha fatto sapere questa sera un portavoce della Casa Bianca, aggiungendo che Washington è contraria all'invio di osservatori dell'ONU nei territori occupati da Israele.
Da parte sua, Arafat domani chiederà proprio l'invio di caschi blu nei territori, oltre che il ritiro dei soldati israeliani. Intanto, a Gaza e in Cisgiordania, quella di oggi è stata un'altra giornata di scontri. Da Gaza, il nostro inviato Paolo Argentini. A Gaza, capitale dell'intifada, non si entra di questi tempi se non con i soldati israeliani. È una zona militare chiusa, unica eccezione oggi per un rappresentante del governo francese e per alcune famiglie di palestinesi che hanno potuto fare finalmente rifornimento di viveri. Questa è la principale strada d'accesso alla città di Gaza, un passaggio normalmente utilizzato da migliaia di persone che vanno a lavorare in Israele. Ma con lo stato d'assedio che dura ormai da 5 giorni può entrare e uscire da qui solo chi è munito di un permesso rilasciato dalle autorità israeliane. Sembra una città senza vita, ma nasconde più di 500.000 persone. Per Gaza è stata un'altra giornata di lutto. La scorsa notte un ragazzo di 8 anni è stato ucciso con un colpo alla testa da una pattuglia israeliana. Oggi la roccaforte palestinese si è presa un giorno di tregua dopo le battaglie durate fino a ieri. Ma i lanciatori di pietre sono sempre in agguato, dietro ogni angolo, in ogni strada. Spesso sono i più giovani a pagare con la vita. In 2 anni e mezzo di rivolta nei territori occupati sono morti più di 150 bambini al di sotto dei 10 anni. Anche di questo si discuterà domani a Ginevra, nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che potrebbe decidere l'invio di osservatori internazionali nell'area. Una proposta che oggi il portavoce del governo israeliano ha definito un'inaccettabile ingerenza. Il coprifuoco intanto va avanti in gran parte dei territori, era stato tolto nella città di Ramallah, ma sono subito scoppiati gravissimi incidenti. È in fin di vita anche un bambino israeliano di 5 mesi, colpito dentro un'automobile guidata dal padre, un colono della regione. Restano in stato d'assedio Hebron e Nablus. In questa situazione critica, israeliani e palestinesi attendono le decisioni del Consiglio di Sicurezza. E per la popolazione musulmana domani sarà anche venerdì di preghiera, il primo da quando è riesplosa la rivolta in Cisgiordania e a Gaza. Nello stato africano del Gabon sono stati liberati poche ore fa i 10 ostaggi, 8 dei quali cittadini francesi, che erano stati sequestrati dai rivoltosi antigovernativi. Intanto il governo di Parigi ha comunque messo in stato di allerta unità militari di stanza nel paese per proteggere i residenti francesi dopo i gravi incidenti di ieri a Libreville e Port-Gentil. Gli scontri erano cominciati subito dopo l'uccisione di uno dei capi dell'opposizione al governo del presidente Omar Bongo. Tra qualche istante le notizie economiche in primo piano, l'assemblea annuale della Confindustria a Roma. I dentisti avvertono che la placca è una delle principali cause dei problemi dentali. Ogni giorno la placca cresce sui tuoi denti. Per combatterla devi lavarli bene, ma spesso non ci riesci e non ne togli abbastanza, specialmente nei punti difficili da raggiungere. Fa uno sciacquo con Plax prima di lavarti i denti e toglierai più placca che con il semplice uso dello spazzolino. Campionato mondiale F40. Un equipaggio lotta per la vittoria. In gara gli scafi più veloci del mondo. Con questi uomini c'è Sector. Sector, dove c'è impegno, dove c'è sfida, oltre i limiti. Sector Sport Watches, la conquista. Euroscaf Arredamenti Ufficio, nuova sede di Opera, Milano, via Ungaretti 39. Con Valle Spluga il suo scudetto. Galletto Polletto, menù perfetto. La Confindustria rilancia il tema della collaborazione, ma non rinuncia alle critiche contro la politica economica del governo italiano. Questo in sintesi il senso della relazione del presidente degli industriali, Sergio Perinfarina, all'assemblea dell'associazione che si è tenuta oggi a Roma. 34 cartelle, tanti temi di ampio respiro per ribadire che gli imprenditori italiani non vogliono lo scontro frontale, ma puntano su un dialogo costruttivo con tutte le controparti. Un atteggiamento di apertura dinanzi ad un pubblico di altissimo livello, unico assente di rilievo il presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Pininfarina, che proprio ieri è stato riconfermato presidente della Confindustria per altri 2 anni, non ha risparmiato critiche alla politica economica del governo.
non sono mancati accenni a tinte forti sugli aspetti politico-istituzionali, con una preoccupazione particolare per la profonda spaccatura in atto in Italia tra nord e sud. Mi sembra un'analisi buona sugli indirizzi generali, alcune forzature che gli derivano anche dall'esigenza di avere il 98% dei consensi dell'Assemblea Industriale. Come già anticipato ieri, la disdetta della scala mobile non è venuta da questa sede, ma Pininfarina si è detto contrario all'eventuale approvazione della proposta di legge sul prolungamento della scala mobile stessa e ha invitato i sindacati a rispettare gli accordi del gennaio scorso. Da parte del governo, il ministro dell'Industria Battaglia ha rassicurato gli industriali. Il provvedimento di proroga della scala mobile, ora bloccato al Senato, dovrebbe per adesso rimanere senza ulteriori sviluppi. Per l'Italia ancora buone notizie dal fronte dei conti con l'estero. In aprile la bilancia dei pagamenti ha chiuso con un saldo attivo di oltre 2.200 miliardi di lire. L'avanzo complessivo dall'inizio dell'anno sale così a 8.184 miliardi. Resta elevato invece il deficit delle partite correnti, più di 3.500 miliardi. E veniamo alle informazioni dei mercati finanziari. Dopo la pausa di ieri, la Borsa Valori di Milano è tornata oggi al rialzo, anche se gli operatori stessi non sanno dire se il trend positivo potrà durare ancora a lungo. L'indice MIB è al suo massimo annuale, dopo un aumento dello 0,75%, ha raggiunto quota 1076 contro le 1068 di ieri. Sul mercato dei cambi, terzo intervento consecutivo della Banca d'Italia per frenare la corsa della lira. Chiusi quasi tutti i mercati internazionali per via della festività dell'Ascensione, la moneta italiana si è rafforzata ed è rimasta su posizioni stabili all'interno del sistema monetario europeo. Rispetto al marco tedesco, la quotazione odierna è stata di 733 lire 81 centesimi contro le 733,91 di ieri. Parliamo del dollaro che riprende invece la sua corsa. Oggi è chiuso a 1228 lire 42, 6 punti in più rispetto a ieri. Il nostro telegiornale termina qui. Tra qualche istante lo sport. A me non resta che augurarvi buon proseguimento di serata e darvi appuntamento a domani. Sport Show, un pomeriggio di spettacolo e agonismo. Sabato alle 13, in diretta da Monte Carlo, le prove ufficiali del Gran Premio di Monaco di Formula 1. Alle 14:15 da...